Ora voglio mostrare l'intervento di sabbiatura che abbiamo fatto alle strutture in legno esistenti. Il soffitto è stato completamente sabbiato. Questa è la cucina, là abbiamo sistemato la parete con della calce pozzolanica, una calce che permette di mantenere degli ambienti salubri e anche di lavorare in ambienti umidi come quel lato là del muro, che è un controterra che comunque all'esterno verrà trattato in modo che l'acqua possa andare verso terreno e asciugare la parte bassa del muro. Questo è l'ingresso a zona dormo con cucina, qui tavolo, qua abbiamo questo bellissimo bagno, anche qui tutte le assi sono state sabbiate, guardate che bello. Qui siamo nel locale del bagno dove andiamo a mantenere questo rivestimento della scala originale, il muro in pietra, porta scorrevole, isolamento delle pareti, qui sotto verrà isolato, isolamento acustico del locale bagno con questi locali qui, con la canna, praticamente nel cantiere dei materiali di scarto non buttiamo via niente, anzi vengono riutilizzati. Questa è la scala in pietra esistente che sale al 1800. Qui entriamo nella zona giorno, sempre contro parete, con foro finestra già ultimato e isolato con la fibra di legno e la calce. Vediamolo da qui, guardate che bello. Ingresso dalla strada, queste assi di legno sono state completamente sabbiate. Qui abbiamo questo armadio a muro dell'epoca dove riporre qualsiasi cosa. Qui abbiamo un'altra stanza della zona giorno con il muro riportato a vista, le pietre della tessitura muraria, panorama verso il bosco, questo rumore, e poi la scala che collega alla zona notte. Eccola qui, scala esistente, gradini esistenti, tutte queste parti in legno sono state sabbiate, parapetto in legno è stato mantenuto, camera da letto, il suo isolamento della finestra, bagno e camera da letto. Anche qui abbiamo sabbiato tutte le parti in legno portando a vista tutte quelle porzioni che hanno anche un valore estetico, come questo soffitto qui ad esempio. Ecco, questa è la fase nella quale siamo arrivati in cantiere. Ora cominciamo con l'impiantistica e l'impianto poi elettrico, e poi proseguiremo con le finiture interne di tutte queste pareti che verranno trattate con la calce. Vi saluto, vi ricordo che potete trovare altre informazioni sul mio sito internet che è edificidipagliaitalia.com. Un ciao da Nicola Preti.